Io vedo un vestito verde che ben sintona la fish di Eleonora Fanelli. Ciao, ciao. Poi fammi conto. Beh. Sempre molto carina. Bentornata, bentornata. Allora, ciao a tutti, sono tornata l'altro ieri. Beh, come ti trovi a Roma adesso? Ti devo dire, abbastanza bene. Mi fa piacere. E è un piacere essere qui, sì, di nuovo con voi, a battute. Oh. Tu ti rendi conto che stiamo facendo noi? Storia. Non c'è da ridere. In Italia, certo, l'hai messo già nel curriculum che tu hai presentato battute, perché sì, possiamo dire che noi siamo un po' il tumulto dei ciompi del palinsesto italiano, no? Sì. Però, come sai, i ciompi erano quelli che battevano la lana a Firenze, no? Perché ciompare significava battere. E le cose ciompate, quindi, come si chiamano? Le cose battute. Che ridere! Eppure questa è andata oggi. Oh, e io intanto metto il fieno in cascina, dai! Noi questa bella comitiva, questa corte dei miracoli dell'ironia italiana, però quale miracolo compiamo noi, il più bello di tutti? Quello di portare tanti bei sorrisi. E anche qui una parte di me muore oggi. Okay, vabbè, allora, io Riccardo... Dimmi, Eleonora. Oggi è venerdì. Oggi è venerdì. Il weekend mi hanno chiamato. Però io mi sento un po' svilita, perché se mi ricordo tutti gli anni di teatro, le cose belle che ho recitato, adesso vado in giro così a fare... Perché vabbè, comunque io sono una donna, no? Una donna per amico, ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te. E allora io ho detto, siccome ci hanno chiamato martedì, siamo stati a Cisternolle con Lundini. Sì. Perché avevano chiamato me, però a me sinceramente vederlo così, che non ingrana, gli hanno preso la pianola, manco a dirlo, mandi via, gli hanno preso la pianola, ruba le battute, mo a Carmine grosso. Gli ha fatto sta cosa, così. Mo il 54enne, sì, vabbè, dillo te, ma io, quella ma figurati. Però mi piange il cuore, allora ho detto ma me lo porto un po' in giro sto ragazzo, così magari mi aiuta, mi fa da spalla, un po' la mia luna, come dire, no? Che brilla della mia luce. Sì. Allora abbiamo una serata a Montecompatri noi domani. Ma come no? Praticamente sai la fontana, c'è la rotatoria, a destra sali, sì, no? La prima, la seconda, c'è scritto qua se magna, se beve, se ride. Sì. Che in italiano si mangia, si beve e si ride. E ci sono la foto mia così e lui, gli ho fatto la foto col telefono. Vabbè, speriamo che lo riconoscono. E insomma facciamo adesso per promuovere la serata un pezzettino di quello che faremo domani. Ma così, giusto l'ingresso. Vabbè, il pezzo è suo, io l'aiuto per essere capita dal pubblico. Lui vedi che è carino, cioè no, io è carino. No, lui aiuta me, io poi quando non imbrocca il tempo gli faccio così. Però certo, spero che, vabbè, allora io arrivo e faccio... Ah belli, e chi me qua? E io qua faccio, Dio, da che stai facendo? Una cosa così, oh, che chi, fai? Chi? So, ciuma che è la vostra! Oddio, per carità, aiuto! Faccio sempre questa cosa spaventata. Fa tutta la cosa che carica, no? Sì, faccio, oh, ah bello, tira un po' il dito! No, per carità, oddio, ma no, che vorrà fare, no? Sì. Non te lo puoi immaginare, no, tirami sto dito, no, fidati! No, dai, no! Tra! Questa, no! Questa è tremenda! Questa Riccardo Riccardo, questa è tremenda. Io capisco. Ma la CIA chi la prende? La CIA, di certo non io, già, comunque ho no, regalato questo alla TV italiana. Certo, che comunque rimane una testimonianza. Scusa. Io chiaramente qua poi mi metto a ridere dal vivo, perché come fai? Certo. Io qua rido, beh, e tu ci ride con tiene. Me. Sì. Allora faccio tra, poi no, dico. E senti mo che ti dico, o sai qual è la pizza preferita del Papa? No. A diavola! Mamma e mia, tutti. E qua. No, santo Dio. E lui, io, però. No, io qua dico.
No, io qua dico, ma che dice? Poi faccio, scusate, faccio così, non però frotti queste cose sul Papa, così. Però vedi pure adesso, tu sai, hanno battuto le mani, io la io dicevi lo devo prima, dopo, non hai sbagliato il tempo, però piano. Vabbè, piano. Non se ne accorgo. Allora faccio la battuta da cabarettista 48enne, visto che 54enne l'ha detto lui. Ma non è un problema. Volta che ho fatto posso cambiare cosa. Personaggio, sì, non è che... Allora a Roma si perde molto tempo per il traffico, sì. No? Allora per questa battuta, visto che abbiamo lo spettacolo domani, mi gioco due pilastri dell'umorismo del cabaret. Ok. Me li gioco tutte e due, quindi ridete molto alla prima, ma poi c'è anche un piccolo seguito. A Roma si perde più tempo nel traffico. A Roma si perde più tempo nel traffico. Io il tempo da vita mia non perdo nel traffico. Ho perdo appresso a mia moglie. Eppure a mia suocera. Emanuela Fanelli. Solo c'è, vedo Travaglio che vuole dirmi una cosa, per favore Marco ti ascolto. Ma io direi che la Fanelli potremmo definirla un po' la Anna Magnani della romanità, no? Sono completamente d'accordo. Beh, il signor Travaglio sempre hai capito, fa piacere. Dopo ti do il cellulare che lo ringrazi.